Bentrovati al TG6. Dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, anche l'Abruzzo dovrà fare i conti con i nuovi confini geografici ed economici. Francesca Romana Testi. La Gran Bretagna sancisce il divorzio con l'Europa e a poche ore dall'esito tutti cercano di comprendere le ripercussioni economiche a breve e lungo raggio. Anche l'Abruzzo si troverà a fare i conti con i nuovi confini geografici perché proprio il Regno Unito si annovera tra i capitoli di export più corposi della regione. La Gran Bretagna è il terzo paese di destinazione delle nostre esportazioni, in particolare per quanto riguarda alcuni settori che sono anche trainanti nella nostra regione, in particolare si tratta dei mezzi di trasporto, macchinari e materie plastiche. Questo insieme di settori contribuisce a un export verso la Gran Bretagna di circa il 10%. In particolare il vino sta diventando, il vino abruzzese, le nostre cantine, sta diventando molto competitivo. Però è un settore molto concorrenziale, soprattutto in Gran Bretagna, il che significa che l'introduzione di eventuali dazi, l'introduzione di eventuali contingentamenti, ancora diciamo eventuali perché c'è tutto un percorso da definire, la svalutazione stessa della sterlina possono in un certo senso indebolire questo flusso di merci abruzzesi verso la Gran Bretagna. Non solo export, tra le voci in elenco sulla pagina destinata ai cambiamenti di relazioni, da inserire ci sono turismo, studenti e scambi culturali. Tutto ora sarà colpito da confini economici. E noi ci troviamo di fronte a un bivio come Unione Europea e quindi indirettamente per l'Abruzzo. Il bivio può essere o di natura negativa, cioè che questa uscita dalla Gran Bretagna possa avere un effetto domino che coinvolgerebbe poi altri paesi, soprattutto i paesi più forti, no? Tipo l'Olanda, tanto per fare un esempio, o viceversa può essere un segnale per dare una scossa a un processo che sinora è stato un processo molto contraddittorio. Io mi riferisco soprattutto alle disuguaglianze sociali, no, perché il risultato di Londra della Gran Bretagna va anche in questa direzione, mi riferisco alla disoccupazione, mi riferisco a tutta una serie recessiva che ha nettamente indebolito la struttura produttiva dell'Europa e del nostro paese in particolare. Quindi se la Gran Bretagna va via e al tempo stesso questo paese che ha ostacolato fino a questo momento qualsiasi rapporto di coesione, diciamo, di unificazione, ecco, può accelerare questo percorso, io guardo la cosa a questo punto col cosiddetto bicchiere mezzo pieno. La CGIL è alle prese con l'avvertenza dei lavoratori della Dussmann Service che gestisce il servizio mensa all'ospedale di Pescara. Per le maestranze l'azienda ha disposto la riduzione dell'orario di lavoro. Paolo Renzetti. Noi abbiamo iniziato una discussione con l'azienda da gennaio che ha dichiarato un esubero sulle ore contrattuali previste nell'appalto. Non siamo riusciti a trovare una soluzione perché l'azienda ovviamente ha come unico obiettivo una riduzione contrattuale senza la possibilità di applicare flessibilità piuttosto che una fase di sperimentazione che ci permetta anche di comprendere le reali necessità dell'appalto, perché noi abbiamo il dubbio che quello che oggi l'azienda vuole sia molto di più di quello di cui l'appalto necessita. E ad un certo punto, rotto il tavolo della trattativa, l'azienda ha comunque proceduto ad applicare una riduzione direttamente diciamo, ai lavoratori, quindi al lavoro quotidiano dal 1° maggio, e ovviamente noi non potevamo essere d'accordo. Abbiamo chiesto un tavolo in prefettura perché ritenevamo opportuno avere anche un confronto con la ASL, il committente, che non ha mai risposto alle nostre richieste di incontro, né tantomeno né formalmente né informalmente, ha voluto ascoltare in qualche maniera la voce di questi lavoratori, ma anche in prefettura la ASL non si è presentata. Questo per noi rappresenta un problema perché noi riteniamo che sia garante di quello che oggi l'azienda dichiara, non perché non vogliamo immaginare che ci siano dei problemi, perché sappiamo che la sanità abruzzese si sta ristrutturando e purtroppo, come dire, uno degli esiti di questa ristrutturazione è proprio l'abbassamento delle condizioni economiche dei lavoratori più deboli negli appalti della ASL. Avremmo comunque voluto fare un confronto con la ASL anche per capire cosa succederà in futuro, visto che c'è una ristrutturazione più generale, e noi possiamo, dal nostro punto di vista, immaginiamo che invece nell'ospedale di Pescara ci sia proprio un incremento anche delle degenze e quindi non vediamo questa riduzione dei pasti così come l'azienda oggi ce la promuove.
Per quanto riguarda la vertenza attiva, 10 consiglieri comunali di Pescara hanno presentato una diffida. Al segretario generale del Ministero del Lavoro si valuta anche un esposto alla Procura della Repubblica. Ascoltiamo. Avvocato Di Paolo, ci sono novità per quanto riguarda la vertenza dei lavoratori ex attiva? Diciamo che il contenzioso procede davanti al Tribunale del Lavoro di Pescara. Nel frattempo e parallelamente alcuni consiglieri comunali hanno notificato nei giorni scorsi un atto di diffida stragiudiziale al Ministero del Lavoro in persona del Direttore Generale. Questo perché? Perché qualche mese fa il Direttore Generale, con una nota, ha dichiarato sostanzialmente di non poter rendere nel merito il parere richiesto per presunte quanto indecifrabili ragioni di opportunità, poiché il procedimento per interpello è un procedimento amministrativo e come tale soggiace alle regole del procedimento amministrativo, i consiglieri comunali ben hanno fatto a sollecitare con un atto di diffida il direttore generale affinché nei 30 giorni successivi alla notifica renda il provvedimento richiesto, cioè renda questo interpello, ovvero nel caso in cui ritenesse di non poterlo adottare, perché spieghi le ragioni per le quali non può adottare questo provvedimento. Se in questi ulteriori 30 giorni non dovesse essere reso l'interpello, cioè sostanzialmente questo parere, ovvero non dovesse motivare il perché ritiene di non poterlo rendere, il passo successivo credo che possa essere quello della presentazione di un esposto denuncia alla Procura della Repubblica competente per l'ipotizzabile reato di omissione in atti d'ufficio. Una riunione per confermare sostegno ed appoggio al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Ieri si è svolto un incontro per affrontare il caso delle polemiche relative alla balneabilità del mare. Il PD regionale si stringe intorno a Marco Alessandrini, sindaco che da quasi un anno si trova al centro delle polemiche sul caso balneabilità del mare di Pescara. Cittadinanza, opposizioni e associazioni di categoria rivendicano i danni di un intero comparto che rischia danni in materia di turismo. Sostegno a Marco Alessandrini e intervento del governatore d'Abruzzo hanno voluto essere il segno della volontà di intervenire su un fenomeno che forse trova le sue origini in molte amministrazioni fa. Adesso inizierà una fase nuova in cui davvero ci sarà bisogno anche di rafforzare sicuramente la giunta, a cominciare anche dalla nomina di un assessore all'urbanistica, perché Pescara ne ha bisogno, ma mettendo mano soprattutto, come già si sta facendo, alle emergenze di questa città, a cominciare appunto da tutta questa problematica legata all'inquinamento fiume-mare, che non è certo colpa di questa amministrazione, ma è un qualche cosa che viene da lontano. Ma per la prima volta ci si sta mettendo mano davvero. È l'intervento per l'abbattimento della tanto citata diga foranea a svolgere un ruolo fondamentale nella risoluzione del problema, che con l'intervento congiunto agli impianti di depurazione muove da un anno attese, incontri e inevitabili polemiche. È stata già appaltata il lavori sulla diga foranea, sappiamo tutti che dobbiamo aprire quella diga in modo tale da consentire al fiume di poter defluire a largo e questo risolverà sicuramente tante questioni che insomma stiamo affrontando. Abbiamo parlato di interventi importanti sulla nostra città, sulle periferie, sul master plan che farà arrivare a Pescara centinaia di milioni di euro e quindi darà possibilità di ritornare a un nuovo sviluppo, a cominciare dalla sistemazione dell'area di risulta. Ecco, questa è sicuramente la nuova fase dell'amministrazione. La stagione estiva è iniziata con qualche problema di troppo legato al meteo, ma anche a criticità note da tempo, l'erosione e la balneabilità appunto in alcuni tratti come quelli di Pescara. Ascoltiamo la voce di Federalberghi Abruzzo ai microfoni di Andrea Costantini. Ad una settimana dalla conclusione del mese di giugno, quali sono le prime tendenze che vanno delineandosi? Purtroppo quest'anno abbiamo iniziato in maniera poco soddisfacente, una serie di eventi e di coincidenze negative, sfortunate. Il tempo che ha determinato insomma, una carenza di presenze o una disdetta di presenze a causa di un continuo ripetersi di agenti atmosferici poco stimolanti per gli spostamenti. Tra l'altro abbiamo avuto delle mareggiate qualche giorno fa che hanno incentivato ancora di più il concetto dell'erosione della costa, che per noi è una priorità che urliamo da 20 anni. Stiamo cercando di capire se è possibile portare avanti una commissione tecnica che con la regione pare sia stata sia in procinto di convocare tra i comuni più interessati. Il progetto deve essere unitario, non è più possibile intervenire singolarmente sui comuni.
Qual è la posizione di Federalberghi poi sul caso Spinosa, che ormai è tale da circa 12 mesi, ovvero lo stato delle acque del mare a Pescara? Abbiamo la necessità di ristrutturare i più importanti depuratori del nostro territorio e avere la certezza che il buonsenso anche dei sindaci dell'interno li porti a controllare e monitorare il funzionamento dei propri depuratori, soprattutto per quei comuni che insistono e si affacciano sui letti dei fiumi. Oggi è una priorità che va assolutamente ascritta ai primi punti dell'agenda regionale. I giovani democratici denunciano lo stato di incuria del centro città a Chieti, atti di vandalismo che deturpano la bellezza dei simboli storici. Una denuncia accompagnata da un piano di intervento che non pesi sulle casse già in difficoltà dell'amministrazione comunale. Ascoltiamo. I giovani democratici vogliono porre l'attenzione su una che è stata una delle promesse elettorali del sindaco, che oggi però non trova riscontro. Sì, assolutamente, c'è da dire anche che non riguarda solamente la piazza principale, quella di San Giustino, riguarda anche territori come lo Scalo, territori come di periferia in qualche maniera, come l'università, territori che noi vogliamo riqualificare, non solamente mettere in pulizia, non solamente dare aspre sanzioni effettivamente a chi va a imbrattare il nostro territorio, ma fare in modo che queste mura possano essere riqualificate in una maniera tale che possano diventare sicuramente un centro turistico, un centro accogliente per i cittadini, caratterizzandole con delle opere che in qualche maniera possono essere contestualizzate con lo stesso territorio. Ovviamente in questo caso non è un attacco diretto al sindaco, noi rivendichiamo quello che è il nostro obiettivo, quindi essere presenti sul territorio. Noi ci siamo sul territorio, siamo presenti e vogliamo ribadirlo oggi più che mai. Andremo avanti in consiglio perché questa proposta sarà portata in consiglio comunale, sarà iscritta nell'ordine del giorno. Non si parla di grandi innovazioni tecnologiche, si parla semplicemente di un passo avanti senza particolari spese. Per tutto il resto, ovviamente, il resto della proposta per quel che riguarda la street art non ci saranno spese da parte del comune in particolare, dato che comunque sono associazioni ben radicate sul territorio e che hanno fondi propri e che in qualche maniera, se possibile, potremo aiutare noi. E tra gli appuntamenti, feste a tema di Campagna Amica di Coldiretti Abruzzo. Per il mese di giugno protagonista è la pesca. Con il coordinatore regionale di Campagna Amica vogliamo parlare di queste iniziative a tema che fate ogni mese a Pescara. Oggi si parla di frutta, ma in generale vogliamo spiegare anche il senso di tutto questo. Ogni mese trattiamo un settore del produttivo delle nostre aziende agricole abruzzesi. Siamo partiti il mese scorso con la verdura, adesso la frutta, proseguiremo col prossimo mese con la birra agricola e così via. Quindi ogni mese con queste feste cerchiamo di far capire al consumatore quali sono le finalità dei nostri mercati, delle nostre attività. Fa parte di un programma nazionale perché ogni mese con Campagna Amica vogliamo promuovere quelle che sono le produzioni, i prodotti del nostro territorio. Questo mese abbiamo voluto parlare di frutta, nello specifico per quanto riguarda il nostro territorio abruzzese parliamo di pesche. Quest'oggi appunto ci troviamo qui a fare alcune produzioni che sono quelle della marmellata, della confettura di pesca, piuttosto che il succo o piuttosto che la pesca sciroppata. Per questo oggi qui con il nostro chef stiamo preparando questi prodotti e queste ricette che nient'altro sono che appunto delle preparazioni tipiche della tradizione contadina che magari in questi ultimi anni possono essere andati persi. E noi, il nostro compito è appunto quello di riproporli e di raccontarli. E martedì 28 giugno presso la sala polifunzionale della provincia di Teramo si svolgerà la presentazione del libro di Walter Mazzitti Dagli Appennini alle Piramidi. Dagli Appennini alle Piramidi è il racconto di una straordinaria esperienza iniziata nel 2002 con la messa a valore della ricchezza paesaggistica, ambientale e culturale di una delle aree protette più grandi d'Europa, conclusasi nel 2007 con la realizzazione, nel deserto egiziano, del primo parco ambientale al mondo di balene fossili di 20 milioni di anni, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Quando abbiamo raggiunto un livello di capacità gestionale del parco, riconosciuto ormai
in quell'epoca tra il 2002 e il 2007 a livello nazionale, c'è stato un accordo fra il governo italiano e il governo egiziano perché un'area molto importante in Egitto, nel deserto egiziano, di balene fossili che hanno 20 milioni di anni, avevamo bisogno appunto di realizzare un parco. E così noi siamo stati incaricati e nel giro di 2 anni abbiamo realizzato questo parco, che è stato poi dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO, quindi per noi si tratta veramente di una cosa straordinaria. Io penso che questa sia una delle cose, insieme a tante altre cose che abbiamo realizzato in quegli anni nel Parco Nazionale del Gran Sasso, quindi valorizzando il territorio, facendo e adottando modelli gestionali assolutamente innovativi che hanno portato a un incremento dei visitatori, di turismo, di lavoro, di imprese, eccetera. Ecco, tutto questo ho pensato 10 anni dopo, ecco, di poterlo rievocare perché potrebbe anche essere utilizzato come modello di sviluppo non solo all'interno del parco, che mi auguro che ovviamente riprenda il suo cammino nel modo necessario e che possa essere anche utilizzato a livello regionale, perché anche alcuni modelli, per esempio, di valorizzazione dei prodotti tipici ancora oggi danno lavoro a tante famiglie e stanno diventando dei must a livello nazionale. Ed è online il nuovo portale del turismo di Giulianova. Obiettivo dell'amministrazione è spingere attraverso internet e i social network la promozione turistica. Alfredo Primante. Nuova veste grafica e nuove funzioni per il portale dedicato al turismo giuliese www.giulianovaturismo.it, realizzato esclusivamente da risorse interne all'amministrazione. Il sito internet contiene tutte le informazioni utili per scoprire i luoghi più belli di Giulianova, oltre all'indicazione puntuale delle manifestazioni inserite nel cartellone Giulio Eventi 2016, accessibile anche dal sito istituzionale del comune. Il nuovo portale punta a sviluppare anche l'utilizzo dei social network, partendo da Facebook, per poi estendersi anche a Instagram e YouTube. Il nuovo portale del turismo del Comune di Giulianova, arma che noi consideriamo strategica per la promozione online, conterrà tutto quanto è turistico e culturale per il Comune di Giulianova, per cui tutte le bellezze, tutti gli itinerari, i musei, ci sarà la possibilità di addirittura interagire con gli albergatori, di controllare, vedere quelle che sono le strade dello shopping, ma soprattutto anche tutti gli eventi che si svolgeranno nella nostra cittadina. Ma questo non è altro che il primo punto, perché quello che noi in realtà intendiamo fare è un vero e proprio programma di infopromozione turistica online, che non si basa solo sul sito del turismo, ma anche sui social network. Cambiare a pagamento materiale e appunti universitari, con questa finalità è nato il portale www.appuntibai.it. Ascoltiamo uno degli ideatori, il giovane imprenditore Paolo Colleluori. Sfruttare il web, la piattaforma web, per lanciare una startup dedicata in particolare agli universitari. Di cosa si tratta? Appuntibai è una piattaforma nata nel 2015 e l'idea nasce da un'esigenza proveniente proprio dagli studi universitari, ovvero la condivisione degli appunti, ma soprattutto dargli un valore a questi appunti. Su Appuntibai è possibile, ogni studente può caricare i propri appunti e metterli in vendita, decidere un prezzo e quindi farne un profitto, trarne dei vantaggi. Oltre a questo, chi compra questi appunti cosa trova? Trova dei risultati ottimi di qualità con dei feedback che lo aiuteranno sicuramente a sostenere gli esami, ma la cosa più innovativa è che c'è possibilità sia di accedere ai contenuti in formato digitale, quindi in PDF, o piuttosto che selezionare una delle copisterie affiliate in tutta Italia e ritirare i propri appunti cartacei direttamente presso la copisteria. È nata a Pisa ed si è sviluppata poi in Abruzzo e piano piano sta prendendo piede in tutta Italia. Nell'arco di un anno abbiamo raggiunto buoni risultati e puntiamo a rendere questa idea così innovativa una vera e propria startup di successo. Proprio quasi un eBay per l'università, anzi per l'universitario, a cui permette proprio di guadagnare, ecco, di guadagnare qualcosina con i propri sforzi universitari. Confesercenti e Italia Lavoro hanno presentato il progetto Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione, sperimentazioni di politiche attive per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso 30 tirocini formativi. Vediamo.
Qual è l'importanza di questo progetto di Confesercenti? È quello di formare i ragazzi nel mondo lavorativo e creare un lavoro artigianale, che sia insomma commerciale, quindi creare un fine al ragazzo, creare lavoro al giovane. Abbiamo visto che dai primi risultati l'80% dei ragazzi che stanno in formazione sono rimasti all'interno dell'azienda, sono stati assunti. Quali sono i partner di questo progetto? I partner sono Confesercenti, Italia Lavoro e il Ministero del Lavoro. I ragazzi interessati sono tutti i ragazzi che si possono iscrivere all'interno del portale e hanno un'opportunità per insomma, fare questa base lavorativa in base al settore di riferimento che il ragazzo si vuole iscrivere, quindi andiamo al settore agroalimentare, artigiano e quant'altro. Sul portale trova le varie opportunità dove si vuole iscrivere. Non è la prima volta che partecipiamo a iniziative di questo tipo e riteniamo che il tirocinio extracurricolare, se seguito in maniera corretta dall'ODF, cioè quindi l'organismo di formazione, dall'associazione di categoria, riesca davvero a dare dei risultati straordinari ai giovani. E riusciamo in questo modo, attraverso questo strumento, a creare delle nuove professionalità che sono proprio un valore aggiunto del territorio. E domani, domenica 26 giugno, la seconda edizione della Notte Rosa dei Bambini a Tortoreto è pronta a bissare il grande successo di pubblico e partecipazione dello scorso anno, quando, oltre ogni aspettativa, tutto il lungomare fu invaso da un fiume di gente, famiglie e bambini. Il servizio. Dopo il grande successo dello scorso anno torna anche quest'anno la Notte Rosa dei Bambini, un evento che si svilupperà per tutto il lungomare di Tortoreto appunto. Per quest'anno cosa è previsto? Allora, per quest'anno abbiamo degli eventi importanti come il famoso Ludus Pompieropoli, la scalata del Gran Sasso, abbiamo il famoso Mago Potter dove gli cade la testa, tutti personaggi anche a livello nazionale importanti, interessanti. Avremo questi 3 chilometri dove coinvolgeremo tutte le famiglie con i loro figli in un paese dei balocchi immerso nel colore rosa, dove tutti i bambini per un giorno potranno gioire serenamente su questo lungomare aperto, vivibile, con una felicità di un paese dei balocchi stupendo e meraviglioso. Appuntamento domenica 26 giugno con inizio alle ore 18, coinvolti tutti gli chalet del lungomare di Tortoreto, da una idea, ricordiamo, dell'associazione Balneator. Sì, infatti questa idea è familiare, di famiglia. Tortoreto sta diventando negli anni una grande famiglia. Il punto cardine della manifestazione sono appunto le famiglie. Quindi ricordiamoci che la felicità è una scelta, quindi accorrete tutti, vi aspettiamo. Nel dettaglio, chalet show, quindi attività di animazione davanti ad ogni chalet. Poi? Chalet show, quindi ogni chalet appunto organizza la sua attività di animazione, e inoltre abbiamo previsto anche delle attività in tutte le rotonde, in tutti i luoghi pubblici del lungomare, per dare un po' una visione d'insieme su tutti i 3 chilometri della costa tortoretana. Quindi ci saranno attrazioni di ogni tipo e in particolare saranno 2 band itineranti che da nord a sud e da sud a nord nel verso opposto, una che fa musica con figuranti travestiti da clown e poi ci saranno dei trampolieri molto, molto particolari, quindi la festa sarà coinvolgente, adatta non solo ai bambini ma anche agli adulti che vogliono tornare bambini per un giorno. Ecco. È uno dei piatti tipici della costa teramana, parliamo della chitarrina verde con le seppie e le vongole, un piatto inventato dagli albergatori costieri. Il servizio. Siamo nel dietro le quinte della Sagra della Seppia, in compagnia della signora Esterina, che si occupa della cucina, diciamo che è un po' la responsabile di tutto. Stiamo preparando la chitarrina, che è un piatto particolare, sta su internet, l'hanno inventato, ideato gli albergatori di Tortoreto, quindi tutti gli alberghi e i ristoratori dovrebbero fare questa chitarrina, se i villeggianti la chiedono. La chitarrina è fatta con gli spinaci, poi c'è un trito di seppie e vongole e viene fatto così, ecco, gli spaghetti, il trito, poi ci va la ciliegina tritata, condita e poi ci va le vongole, che qui da noi è l'oro dell'Adriatico, perché le vongole ce ne sono tanti ed è proprio i marinari che hanno
insieme con gli albergatori inventato, diciamo, questa tradizione di questo piatto. Passiamo alla pagina sportiva. Dopo la cessione di La Padula, il Pescara si è fiondato sull'attaccante argentino Matias Suarez. Dopo il no di La Padula in Napoli, invece torna alla carica su Caprari e Verre. Il servizio. La prossima settimana sarà decisiva per dare forma al dopo La Padula in casa Pescara. Obiettivo numero uno è Matias Suarez, attaccante argentino che dal 2008 milita nella squadra più prestigiosa del campionato belga, l'Anderlecht. Un giocatore di caratura internazionale con svariate presenze in Europa League e Champions League. Suarez ha un altro anno di contratto, scadenza giugno 2017, ma già da questa primavera aveva lanciato segnali al club di voler lasciare il Belgio, dove lui e la sua famiglia non si sentono più al sicuro per gli attentati terroristici. L'intesa di Massima col Pescara c'è. I primi giorni della prossima settimana saranno utili per cercare un'intesa anche con l'Anderlecht, che non può tirare troppo la corda, altrimenti rischierebbe di perdere Suarez a scadenza e quindi senza un euro. Il Delfino con poco più di un milione potrebbe chiudere l'affare. Non è tutto, perché il presidente Sebastiani e il DS in pectore Leone continuano a essere vigili sul fronte italiano. Marcello Trotta piace tanto e a Pescara potrebbe trovare le condizioni giuste per esplodere nella massima serie e potrebbe arrivare in prestito dal Sassuolo. Gaetano Monachello un profilo analogo che trova in Luca Leone un importante sponsor all'interno dell'entourage biancazzurro. Da verificare anche la situazione di Gianluca Caprari. Dopo il niente di La Padula, i rapporti con Napoli potrebbero riprendere per l'attaccante romano, che può essere ceduto a De Laurentiis, ma restando un altro anno in prestito in riva all'Adriatico, oppure potrebbe prolungare il contratto proprio col Delfino. Altro nome sbucato ieri, e anch'egli pupillo di Leone che lo ha avuto a Lanciano, è il senegalese Mame Babatiam, di proprietà della Juventus e reduce da una buona stagione in Belgio al Vareghem. Per il centrocampo, sempre nei primi giorni della prossima settimana, si attende l'arrivo e la firma di Brian Cristante in prestito dal Benfica, mentre le prossime ore sono decisive per Valerio Verre. Il Pescara ha fatto valere la sua opzione. Entro questa sera l'Udinese avrà la facoltà di esercitare la contropzione. Non dovesse farlo, Verre diventerà biancazzurro a tutti gli effetti, ma il Pescara dovrà sborsare 4 milioni di euro. E non è tutto, perché su Verre è pronto a intavolare una trattativa il Napoli, che potrebbe acquistare il cartellino dal Pescara per poi decidere se portarlo subito in rosa o, come per Caprari, lasciarlo in prestito al Delfino per un anno. Per il settore difensivo si fa in salita la strada per arrivare all'albanese Arlind Ajeti, su cui è piombato il Bologna. Resta praticabile la pista Norbert Gjomber della Roma, mentre per Alessandro Crescenzi il Pescara non ha più esercitato il riscatto e torna così alla Roma. Infine una modifica sul ritiro precampionato del Pescara, che si terrà per intero, dal 14 luglio al 2 agosto, a Palena, negli hotel Terrazzo d'Abruzzo e Casa dell'Orso. Per problemi al campo di allenamento, scartata l'ipotesi Rivisondoli, dove in origine il Delfino aveva pianificato la prima metà del ritiro fino al 22 luglio. Andiamo in Lega Pro, terzo colpo in entrata per il Teramo, che nel tardo pomeriggio di ieri ha ottenuto la firma del trequartista Federico Carraro. Il giocatore si lega alla società di Via Oberdan per 2 anni. Il servizio. Sono molto 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 contento di vestire questa maglia in questa società che mi ha voluto fortemente e non vedo l'ora di iniziare, insomma, la stagione. Quando è nato il primo contatto e chi è che ti ha convinto in modo particolare? Il primo contatto, i primi di giugno, mi ha chiamato tramite il mister che avevo 2 anni fa a Pavia, Maspero, mi ha contattato il mister Zauli. Che mi ha raccontato il suo credo calcistico. E poi da lì anche il direttore Fabio Lupo mi conosceva già e si è interessato a me, e da lì sono iniziati tutti i contatti ed è iniziata la trattativa. In più poi c'è stata la chiamata del presidente che mi ha ulteriormente convinto a vestire questa maglia. Come ti descriveresti invece dal punto di vista tecnico-tattico la tua nuova tifoseria? Sì, mi reputo un giocatore abbastanza tecnico, anche se non è difficile, non è facile autogiudicarsi, però sono un giocatore che può giocare un po' in tutti i ruoli del centrocampo, anche se i miei preferiti sono davanti alla difesa o trequartista. Da Teramo invece cosa ti aspetti in modo particolare? Da Teramo mi aspetto una piazza abbastanza calda, come mi ha anche descritto il mio amico Cinciarelli, che è stato qua questi anni, e mi aspetto veramente tanto. Sono venuto qua perché ci credo tantissimo nel progetto che c'è il presidente,
e spero di fare il meglio possibile. Ed è vero che un assist forse importante di Ruggiero comunque te l'ha fornito proprio Cinciarelli per firmare il Piattero. Sì, anche Cinciarelli è stato parte integrante della mia scelta di venire qui. Infatti l'ho sentito in queste due settimane spesso per chiedergli consigli, insomma chiedergli com'era la città, la società. Ed è tutto per questa seconda edizione, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.